Di cui vi vorrei parlare è il coworking e lo slogan che abbiamo trovato da giovanotti è trasformiamo in un bel posto questa stanza. In realtà io vorrei semplicemente cantarvi questa bella canzone perché rende lo spirito, secondo me, di quello che è il coworking, cioè trasforma una stanza in un bel posto. Come fa? Faccio subito la domanda che gli altri fanno alla fine. Qualcuno non sa cos'è il coworking? Qualcuno sa cos'è il coworking? Ci sono alcuni che né lo sanno né non lo sanno, quindi lo dico. È il raduno sociale di un gruppo di persone che stanno ancora lavorando in modo indipendente, ma condividono dei valori e soprattutto condividono uno spazio in modo collaborativo. Quindi, come succede qui al Vega, si può venire, lavorare al proprio progetto e condividere quella che è la struttura e anche, cosa più importante, le relazioni. Però quello che vorrei stressare è dov'è il valore di questa roba? Perché insomma molti potrebbero pensare ci si affitta una scrivania e buonanotte. Pausa. Si vede qualcosa? Non si vede benissimo. Se l'avevi su un'appennina, lo passavi sul mio. E sai che non l'ho preparato sulla penna. Perché siamo abituati ormai al cloud. E poi ci fottono la pelle. Paolo, te che sei l'uomo dalle mani magiche, sistema. Michele, lo stacchiamo, riattacchiamo. Una volta. Per risolvere i problemi. Prova adesso di dargli. Mi rallenta proprio, ecco. No. Potremmo cambiare di porta. Non c'è un'altra porta, sempre. E perdiamo un sacco di tempo. La dico senza slide, sì. Penso che nessuno si offenda se non uso le slides. Niente, le uso io per. Andiamo avanti così. Dicevamo, qual è il valore del coworking? Perché un coworking ha del valore, è in grado di portare del valore? Andiamo al bar. Non per davvero, per finta. Andiamoci di notte, quando il bar è chiuso. Entriamo in un bar e cosa vediamo? Vediamo un bar. Lo riconosciamo. È un luogo chiaramente identificabile. Ok? Se noi andiamo in un coworking di notte, quando è chiuso, come dei ladri, cosa vediamo? Vediamo un posto con delle scrivanie, con delle sedie, boh, computer. Non riconosciamo un coworking, sono solo stanze vuote. Questo è un giochino che mi serve a spiegare il valore del coworking. Perché un bar vuoto è un bar e un coworking vuoto non è niente? Cosa rende un bar vuoto un bar? La macchina del caffè, il banco, l'insegna. Cosa rende una stanza vuota un coworking? Un coworking senza il suo elemento distintivo fondamentale non è niente, è una stanza vuota e squallida. Il coworking è fatto di persone, questo è il valore del coworking. Le persone, se noi prendiamo uno spazio del coworking come quello che c'è qui da Michele Vianello, togliamo le persone, vuoto, possiamo metterci un magazzino. Le persone sono relazioni, le relazioni sono valore. Forse queste cose magari possono sembrare un po' fumose. Io lo faccio dal febbraio 2008 e ho visto un sacco di relazioni. Sono stato anch'io al centro di un sacco di relazioni. Sono al centro di questa relazione oggi, grazie al coworking. Posso testimoniare che c'è del valore in questo. C'è del valore nel fatto che la gente non sta a casa da sola, c'è del valore nel fatto che la gente rende di più perché si trova in un ambiente
in un ambiente propedeutico al lavoro, c'è relazione nel fatto che alcuni iniziano delle collaborazioni con persone che non avrebbero mai incontrato se non fossero andati nello spazio di coworking. Chi crea un coworking aiuta un gruppo di persone a identificarsi con uno spazio. Ok? Se non ci fosse il mio ufficio in via Ventura a Milano, quelle persone che ci vengono tutti i giorni non si sarebbero mai incontrate. Oggi quelle persone, sia quelle presenti in questi giorni, sia chi c'è stato da quando abbiamo aperto nel 2008, si sente parte di un gruppo. Naturalmente non tutti, molti si perdono per strada, però molti, una buona parte, è diventata un piccolo gruppo. E questo è stato il coworking a metterlo in opera. È stato il coworking che ha fatto scattare quelle relazioni, facendo incontrare quelle persone che si sono sedute in quella stanza vuota che sarebbe rimasto un magazzino. Quindi arriviamo al valore tramite le persone e tramite le relazioni. È andato via il viraggio. Il coworking quindi è un posto con persone che si conoscono e si stimano. Il coworking è in grado di trasformare, come direbbe Jovanotti, una stanza vuota in un bel posto. C'è il Grande Fratello. Piano B, molto bene. Gente che parla, che fa. Questo è l'assessore al lavoro del Comune di Milano che è venuto a vederci. Anche cani. Per questo il coworking crea valore, perché crea relazioni che creano reti. Il progetto Covo che io gestisco è una rete di reti. Ogni segnalino blu è un coworking che è quindi una rete in sé. Quello che noi abbiamo cercato di fare, che cerchiamo di portare avanti, è di far diventare questi luoghi una serie, di inserirli in una grande rete. Ed è quello, insomma, il lavoro di cui ci occupiamo noi. Siamo 62 in 40 città. Queste reti comunicano molto, quindi siamo molto visibili online. Siamo piuttosto sconosciuti offline, perché è un mondo che ragiona essenzialmente attraverso la rete, come ci insegnava Andrea prima. E oltre a partecipare, scambia informazioni, crea informazioni. Questo è un post fatto da un covo di Milano sulle SRL semplificate, l'ha messo online l'altro giorno e l'ha fatto girare nel nostro network, cioè tra chi segue questo account Twitter. Quindi è anche un modo di così creare informazioni, condividerle e quindi trarne vantaggio. Naturalmente creiamo e gestiamo valore, questo è un e-commerce di servizi di coworking, valido a Roma e a Milano, e anche questo è un'operazione, questo è un aspetto di business, di e-commerce, che non sarebbe nato se non fosse nata questa piattaforma che ha fatto incontrare questa gente, che ha fatto questo progetto. Ma la ricchezza e quindi il valore non è, vincolato in prima battuta al denaro, ma è vincolato alla relazione. Qui c'è un'iniziativa che tra l'altro facciamo anche nei prossimi giorni a Milano, nel Fuorisalone, ospitiamo gratuitamente tutti i visitatori che vogliono appoggiarsi nel nostro spazio. Quindi cerchiamo di non essere vincolati appunto all'aspetto economico. Il valore quindi della rete del coworking nella mia esperienza è un valore altissimo, è un valore umano. Questa è una festa che è stata fatta al Fuorisalone dell'anno scorso, dove c'è questa gente che balla, che si vede poco. Fino a 5 ore prima c'erano delle scrivanie e il mattino dopo alle 9:30 c'erano di nuovo le scrivanie. Però è stata fatta anche una bella festa. E io ho finito e vi ringrazio per aver trasformato questa stanza in un bel posto.